because behind these barrels, it tells you where each of the wines come from. Very, very good. This is my favorite place in the whole of Italy. Questo è il tuo posto preferito al mondo. Next. And they don't use plastic. If you don't have your own bag, you can buy jute or cotton bags. Beh, non utilizzate i sacchetti di plastica, ma se potete acquistare i sacchi di juta. And this is a food store, and over 95% of all the products come within 70 kilometers. All the products come from 70 kilometers. Tutti i prodotti in questo paese capannone arrivano da un raggio di 70 km massimo. So, prossimo. Prossimo. We need to combine zero waste with 0 kilometers, the slow food movement. Quindi rifiuto zero va direttamente proporzionalmente di pari passo con il chilometro zero. E quindi lo slow food, come lo chiamano. You know, in Italy you have slow food. In America we have fast food. In Italia fortunatamente abbiamo lo slow food, mentre in America c'è il fast food. Bravo, it. Meglio in Italia. But in Italy you have fast coffee. In America we have slow coffee. In Italy, it's like breakfast. You come in breakfast. See? Then it's over. The breakfast is over. I mean, I sit down for breakfast and I work with my computer for over an hour with my first cup of coffee. Slow coffee. Il caffè veloce, mentre in America hanno il lento caffè, il primo caffè della mattina lì impiega un'ora a berselo. Next person. Okay, here the bambini. These are Rossano Ercolini's children, and it is school. And they got rid of the plastic. Get rid of the plastic. They're using glass and tap water, not bottled water, and they're using glass vetro and steel ferro and ceramica instead of plastic. No plastic. So that's what we need to do throughout Italy, in every school, in every college, in every university, in every institution. Please, let's have glass and china and stainless steel, and yes, let's pay people to wash that instead of paying the waste industry, the incinerators, to burn the plastic. No. Professor, let me translate. We want jobs, not plastic. Okay. Lavoro, not plastic. Non plastica. Dice noi cominciare come facciamo la maggior parte di noi a casa ad utilizzare vetro, ferro, comunque materiali lavabili anche a tavola nell'alimentazione, anche a scuola e negli uffici pubblici. Spendiamo soldi per pagare qualcuno che lava i bicchieri di vetro o i piatti di ceramica piuttosto che pagare per comprare plastica e poi smaltirla successivamente. When you go to a landfill, a discarder, what do you see? Plastic, 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 plastic. We're being buried in plastic. Ovunque andare c'è plastica, tanto da essere sommersi. Prossimo. We must involve our children in zero waste. Bisogna coinvolgere i bambini nel rifiuto zero. Next, we must involve our babies in zero waste. Anche i neonati. Next, here's the zero waste baby. Zero waste baby with ecobimbi. Reusable pannolini. Anche riutilizzare i pannolini lavabili. Next. Come si faceva fino a pochissimo tempo fa. Step 7. Economic incentives. Now the way this works, the pay by bag system, the compostables, gratis, the recyclables, gratis, but the frazione residua, the more you make, the more you pay. Now this is, in my view, this is a much better system than the Italian tax. You've just had a huge tax on waste, and how do they tax you? By the
the surface area, your ground area of your house. There's no incentive for people to make less waste. But if they know that everything they recycle is free, and everything that they compost is free, and only the stuff that's left over, then you will see the waste go down. Allora, il professore ci tiene ad evidenziare il sistema di incentivo economico, secondo cui il compostaggio deve essere, tutto quello che può essere mandato al compostaggio deve essere gratis, quindi non bisogna pagare per lo smaltimento. La stessa cosa, tutto quello che può essere riciclato deve essere gratis. E in più, per quello che è la frazione residua, bisogna pagare quello che si produce. Quindi c'è l'incentivo a produrre meno frazione residua perché tu meno paghi. E allora usare la superficie dell'appartamento, noi paghiamo. Ah, ok, naturalmente lui dice noi in Italia paghiamo la TARS sulla superficie abitabile del nostro appartamento. Chi la paga e chi la paga tutta, poi apriamo l'altro discorso. Okay. I love everything about. Non importa la frazione di residua prodotta, ma importa quanto grande sia l'appartamento in cui abitiamo. I love everything about Italy. I love your food, I love your wine, I love your history, I love your music. Oh, so many of you. I love your culture. The only thing in Italy that I don't like are your politicians. Politicians like your mayor and so on, like the mayors who've declared zero waste. I'm talking about the big politicians. Talk. They don't listen to the people. They don't listen. They don't think. So what was the stupid politician doing that put a tax on waste on the basis of the surface area of your house? That politician is not listening. He's not listening to the hundreds of communities that have started Porta a Porta and the over 100 communities that have declared zero waste. Come avrete capito, il professore adora l'Italia quasi in tutto, tranne che i politici italiani, ma non parla neanche dei politici locali, ma soprattutto dei grandi politici che parlano troppo, ma in realtà poi vengono fuori con delle idee stupide come far pagare la spazzatura su una superficie abitabile e non sulla spazzatura prodotta. Perché non ascoltano. Prossima base. Villafranca d'Asti went from Settanta, Ricolta Differenziata, to Ottanta Cinque very quickly, next, using a pay-by-bag system, and the person that designed the system, Roberto Cavallo, next. That's his website. So, allora, Villafranca d'Asti ha raggiunto l'85% di differenziata grazie a un sistema messo su da Roberto Cavallo, e quello è il suo indirizzo di posta elettronica. Prossimo. So now, here are the first seven steps, next, and we could get between 75% and 85% of Ricolta Differenziata with those first seven steps. Next. So that's composting and recycling, reuse, deconstruction, waste reduction initiatives, and economic incentives. Now we've got to tackle the last remaining bit of the fraction. Con i primi sette step siamo arrivati all'85% di raccolta differenziata. Ora c'è ancora una frazione residua. Next. So step 8, Otto, the most important step for zero waste. Lo step numero 8 è quello più importante per avere rifiuti zero. This is a residual separation plant coupled with a research center. Centri di separazione dei residui e soprattutto il centro di ricerca. Next. In Nova Scotia, in Canada, they built these residual separation centers.
Next, they're built davanti di scarica, in front of the landfill. Next, and no waste, no residual waste can go directly into the discarica. It must go through this building. Okay? Next. So here, I'm standing in front of this facility in Nova Scotia. Next. And in the building, they pull out more recyclables, more toxics. Next. Here you see a well-protected man, a gloves, mask, hat, pulling out items which are recyclable. Allora, in questo impianto in Nord Scozia ci sono questi addetti ben protetti che separano la frazione di silico. And next, and the dirty organic fraction, the frazione organica sporca, is not touched. That works its way right to the end of the conveyor belt where it is shredded and goes through a second composting operation. Allora, senza essere toccata la frazione organica sporca va un'altra volta in un secondo impianto di compostaggio. Next, and here's the composting section of this facility. And next, the idea of this composting is to stabilize this organic fraction above ground before it causes problems underground. Questa frazione di compost deve essere messa temporaneamente negli impianti, nelle discariche temporanee, underground, sottoterra. Yeah. And here is the landfill after this. This is the landfill in Nova Scotia. Next. Now, there's something missing here. What don't you see here that you normally see at landfills in that picture? What is missing? Anybody been to a landfill, discarica? Cosa vedete in questa foto che in genere non vedete nelle discariche tradizionali? What is missing? Cosa manca in questa foto? The birds. That's right. No birds. So I think they're doing a good job stabilizing this organic fraction. Quindi questa frazione organica stabilizzata non attira parassiti. So, what we need to do now is to put inside these facilities zero waste research centers. Next. These zero waste research centers would get professors and students to study the non-recyclable fraction. Quindi la frazione che rimane non riciclabile deve essere studiata dalle università locali, da centri di ricerca appositi, affinché possa essere in futuro riutilizzata in qualche maniera. Next. So we must involve our professori and studenti in zero waste. Next. And this center is where community responsibility and industrial responsibility come together face to face. In questa fase i centri di ricerca e le università, i professori, gli studenti e l'industria soprattutto devono unirsi. Next. And the message that we need to send to industry, the community, if we can't reuse it, if we can't recycle it, if we can't compost it, then industry shouldn't be making it. Industry shouldn't be making it. Quindi l'industria dovrebbe non produrre in un futuro ciò che non può essere riutilizzato o riciclato o messo in un impianto di compostaggio. Next. And so Kopanuri actually launched a little research center back in 2010. Next. And the first thing they did was to analyze the residual fraction, and they saw that number two in the residual fraction, Panolini. Il comune di Kopanuri ha studiato quali sono. So they encouraged the families to use reusable Panolini. In fact, in Kopanuri, the pharmacists give the first reusable Panolini to the new parents for free. Allora, siccome a Kopanuri hanno studiato che uno dei maggiori agenti inquinanti non riutilizzabili nei pannolini e bambini,
gli agricoltori come promozione alla rifiuti zero hanno dato il primo pacco di rifiuti di pallolini riutilizzabili ai genitori, alle coppie che avevano bambini piccoli. Prossimo.